Zelcor presenta Orrore Catodico. Lettura di Arsenico Nero. Le sconsigliamo l'ascolto ad un pubblico minorenne o impressionabile. Butta via la tua televisione. È tempo di prendere questa sana decisione. Red Hot Chili Peppers. La maggioranza della gente ha ancora una concezione molto medievale del diavolo. Fermate qualcuno per strada, chiedetegli di disegnarvi Satana, e in 9 casi su 10 vi ritroverete a guardare lo schizzo di uno strano uomo cornuto, con zoccoli di capra al posto dei piedi, il pizzetto, la coda a punta e un forcone in mano. Forse è solo scarsa immaginazione, forse è solo amore per la tradizione, o magari ci rassicura il fatto che il male sia confinato in forme ormai superate, come i giubbotti con le spalline imbottite e le acconciature alla Elvis Presley. Ma vedete, il bello sta proprio qui. Le mode ritornano e spesso lo fanno in modo sottile, sotto falso nome, al punto che nemmeno ci accorgiamo di seguire i dettami di uno stile che andava per la maggiore quando i nostri nonni erano arzilli giovinetti fermentati di ormoni. La moda e il male tornano sempre, fidatevi di me. Io lo so. Io l'ho vista succedere. Anzi, farei meglio a dire che l'intera Clendenin l'ha visto succedere. E più di una volta. Ora che vi ho detto il nome della città dove vivo e dove amministro la giustizia in qualità di sceriffo, un campanello si sarà acceso nella testa di qualcuno di voi. Sì, sto parlando proprio di quella Clendenin, posata al confine tra il West Virginia e l'Ohio, circa 2000 abitanti, una cittadina come tante, almeno a prima vista. I suoi edifici sono per lo più di mattoni rossi scuriti dallo smog, e nel periodo autunnale la gente addobba le verande con zucche e ghirlande fatte di pannocchie. La principale fonte di reddito viene dalla Corcoran Distillery. Durante la fabbricazione del sidro, il profumo delle mele impregna le strade, e se il vento tira dalla parte giusta lo si sente a un miglio di distanza. È un aroma inebriante, piacevole, che aiuta a scordare le brutture del mondo, almeno per un po'. Abbiamo il nostro parco cittadino dove svetta la statua di Robert Pickering, il nostro fondatore, al quale rendiamo omaggio ogni 11 aprile con una festa dove abbondano hot dog e coccarde, con la banda del liceo che sfila per Main Street e il sindaco di turno che fa un ampolloso discorso, che poi è sempre quello del 1977, solo debitamente ammodernato qua e là. La statua sopracitata è un orrore in vetro resina. 5 anni fa, un gruppo di attivisti, per mostrare il loro odio nei confronti di Pickering, che aveva a suo tempo fatto sloggiare i nativi dai loro territori, gli fece saltare la testa con un potente petardo. L'unico effetto fu di migliorarla. Insomma, Clendenin è l'ultima città americana al mondo che potrebbe risvegliare campanelli d'allarme in chi che sia. Eppure i suoi trascorsi sono finiti sulle pagine di riviste e giornali, oltre che in un centinaio di blog. D'altronde è più che logico. È impossibile che fatti come quelli avvenuti entro i suoi confini municipali, specie reiterati, non vengano notati e riferiti. Le opinioni non si contano e le teorie si sono sedimentate una sull'altra, fino a formare dei veri strati geologici di congetture. Per il momento la verità manca all'appello, e se volete la mia opinione, credo che resterà non pervenuta per un bel po'. Per sempre, con tutta probabilità. Del resto è meglio così. Ne so abbastanza di questa storia per non desiderare addentrarmi più di quanto abbia fatto finora. Rischierei di incamminarmi in un lungo tunnel buio, marciando senza mai trovare l'uscita. Se volete chiamarla codardia, beh, accomodatevi. Vorrei vedere voi nella mia situazione. Credete forse che non mi dispiace per tutti quei bambini? Credete non voglia anch'io sapere che fine hanno fatto e fare in modo che una cosa simile non ricapiti mai più, né qui, né in nessun altro luogo del pianeta? Mi viene in mente una frase che ripeteva sempre il mio vecchio. Se fai il solletico a un albero, non aspettarti che rida.
È un modo bizzarro per dire che certe battaglie sono perse in partenza. Accanirsi è uno spreco di tempo. Nella fattispecie, sono convinto che fare il solletico a quest'albero in particolare non produrrebbe risate, ma urla. Urla di terrore. Forse le mie. All'inizio ho accennato al diavolo. Beh, non ho la certezza che ci sia lui o qualche suo impiegato dietro le atrocità di Clendenin, ma di una cosa sono certo. Il male e l'uomo evolvono di pari passo. Non crogiolatevi nella falsa illusione che la modernità abbia esiliato streghe, demoni, fantasmi e licantropi nelle foreste, nelle grotte o sulle montagne, scacciati dalle suonerie degli smartphone, dai neon sempre accesi delle nostre metropoli o dall'ossessivo crescere dei social. Il male è come la nostra ombra, resta incollato ai nostri piedi, ci segue, anche se non ce ne rendiamo conto. Entra nelle case scivolandoci accanto, si infila con noi sotto le coperte, si aggiorna sulle nostre paure, sulle nostre debolezze. E noi, poveri imbecilli, non solo non lo capiamo, ma gli forniamo stupidamente punti di accesso per raggiungerci con maggiore facilità. Un tempo erano gli specchi, forse. Adesso sono gli schermi, e ce ne sono a migliaia. Si evolve. Capite? Muta di continuo. Si fonde con tutto quel che creiamo, diventando tutt'uno con quel che abbiamo inventato. Secoli fa ci spiava dalle ombre degli alberi o fiorava dalla superficie nebbiosa di qualche lago. Adesso ci osserva mentre mettiamo le password per accedere ai nostri account. Chi può dire cosa ci sia dietro lo schermo di un televisore acceso o di un computer? Siamo sicuri che al di là non si celi una realtà orribile, come dietro uno di quei falsi specchi delle stanze degli interrogatori. Evolve, muta, si trasforma. Ma alla fine il suo scopo è sempre lo stesso, da secoli, da millenni, da quando l'uomo ha iniziato a definirsi tale. Vuole nutrirsi. E quali sono le sue prede preferite? Che domande. I bambini. Il mio vi sembrerà il discorso di un pazzo, lo so. Forse qualcuno di voi penserà che uno come me non dovrebbe essere eletto sceriffo e che dovrebbero dare fuoco al mio porto d'armi, o magari farmi rinchiudere in uno di quegli ospedali dalle pareti imbottite e dai lettini muniti di cinghie. Non vi porto rancore, vi capisco. Il fatto è che non sono qui l'unico a Clendenin ad avere pensieri di questo tipo. La gente non ne parla, certo. Non come il primo forestiero che capita qui per caso. Ma non si tratta della reticenza che si legge nei romanzi gotici, dove gli oscuri rituali del solito villaggio di campagna vengono gelosamente custoditi dalla comunità. Sa Dio se ci piacerebbe vivere lontano da tutto questo. È molto più semplice. Non si sfrega sale su una piaga aperta. E vi garantisco che la faccenda dei bambini è una ferita che perde ancora molto sangue. Probabilmente l'emorragia rallenterà un giorno, ma non si fermerà. Parlarne fa male e soprattutto fa paura, perché la parola fine non è stata scritta e purtroppo temiamo che chiunque abbia il potere di farlo non ne abbia affatto intenzione. Del resto, chi lascerebbe la tavola a metà della cena? Quando ancora credevo che questa situazione fosse risolvibile, ho svolto alcune indagini. Per mesi sono stato rimbalzato da uno storico all'altro, oppure a rischiare la silicosi respirando l'aria polverosa dell'archivio comunale e della biblioteca scolastica. Adesso sarei una perfetta guida turistica per quanto riguarda la storia della mia città, sebbene non ci sia un granché da dire. Venne fondata nel 1749 dall'esploratore Robert Pickering. Tanto è vero che in origine si chiamava Pickeringville, fino a quando non decisero di cambiarle nome nel 1833. Insomma, a parte qualche scontro con gli Shawnee e alcune agitazioni nello svolgimento della guerra di secessione, nelle maglie del mio setaccio non rimasero fatti di grande rilevanza. Soprattutto non trovai niente di accomunabile ai fatti che mi avevano spinto a scavare nel passato di Clendenin. Non vi nascondo che restai sorpreso, quasi deluso. Il mio sguardo cercò spasmodico un riferimento anche solo leggendario a una qualche maledizione scagliata da uno sciamano nativo
o altri sintomi che collegati l'uno all'altro fornissero la diagnosi di un territorio maledetto. Questi sono gli effetti collaterali dell'essere un appassionato di film dell'orrore. Pensi sempre che il colpevole sia un indiano incazzato. Mi sono convinto che all'epoca della sua fondazione, e per molto tempo ancora, la città fosse perfettamente normale e sicura. Non c'era alcun male a insidiarla. E se c'era, dormiva, attendendo il momento propizio per ridestarsi. O meglio, aspettava che fossero gli stessi abitanti a fornirgli i mezzi per reclamare il suo tributo di carne umana. Il primo caso di una lista destinata a diventare spaventosamente lunga si verificò nell'inverno del 1939, giovedì 23 febbraio. Era una giornata fredda e, stando ai bollettini meteorologici, dal cielo scesero non meno di 30 centimetri di neve. I gemelli Mike e Mandy Corcoran, di 6 anni, giocarono a lungo nel giardino, costruendo pupazzi e facendo angeli. Erano quasi le 5 del pomeriggio quando Rebecca Gillespie, la loro tata, decise che erano stati al freddo abbastanza per quel giorno. Ovviamente Mike e Mandy si opposero, ma lei sapeva come prenderli. Bastò allettarli con la promessa di qualche biscotto per indurli a correre subito a casa. Un trucchetto niente male, ne converrete. Quale marmocchio può resistere alla tentazione di un frullino ancora caldo costellato di gocce di cioccolato? Come spiegò agli agenti che la interrogarono, ripetendo poi ai cronisti nel corso degli anni, la Gillespie aveva messo altra legna nel caminetto del salotto, lasciando i gemelli sul divano, mentre lei si dirigeva in cucina per sfornare i biscotti. Giurò di non aver impiegato più di 5 minuti. Estrasse la teglia dal forno e sistemò con una paletta alcuni dolci in un piatto, prima di riempire 2 bicchieri di latte. Mise tutto sopra un vassoio e con quello tornò in salotto. I gemelli non c'erano più. La tata dichiarò di non essersi impensierita. A volte quelle piccole bestie si nascondevano per gioco. Li chiamò, dicendo loro che se non si fossero presentati entro 5 secondi, non avrebbero trovato neanche le briciole. Anziché vederli arrivare di corsa, rimase sola in salotto. Scanditi dalla pendola, i minuti cominciarono ad ammonticchiarsi. La tata girovagò per la grande casa dei Corcoran, alla ricerca dei bambini. La convinzione che fosse uno scherzo prese a evaporare lentamente, sostituita da uno sconcerto che irrancidì presto in paura in piena regola, quando la donna si scontrò con una verità tanto impensabile quanto scioccante. Mike e Mandy non erano più in casa. Ne seguì un gran casino, come non c'è bisogno che vi dica io. Rebecca Gillespie era scioccata. Non seppe spiegare l'accaduto né ai signori Corcoran né alla polizia. Continuava a ripetere la sua versione dei fatti, isterica e in lacrime. Aveva perso di vista i gemelli per un lasso di tempo troppo breve affinché capitasse loro qualcosa. Sia i cappotti che gli stivali da neve dei gemelli erano dove li avevano lasciati, e le tracce circostanti all'abitazione non rivelarono l'arrivo di intrusi. Sapete, proprio accanto alla foto dove sfoggio tutto tronfio un pesce gatto blu di 20 kg, c'è un ricamo all'uncinetto che mia moglie mi ha regalato per il compleanno che recita: quando escludi l'impossibile, quello che resta, seppur improbabile, deve essere la verità. Credo sia una frase di Nero Wolfe o di Sherlock Holmes, non ricordo. A ogni modo, quello che restava nel caso Corcoran era la smaterializzazione di 2 bambini di 6 anni nel salotto di casa, mentre aspettavano di rimpinzarsi di latte e biscotti. Aspettavano davanti alla TV, per la precisione. Una TV accesa. Ovviamente nessuno diede peso al particolare della TV. La possibilità che potesse centrare qualcosa con la sparizione di Mike e Mandy Corcoran era del tutto estranea alla mente di chi si impegnò nell'inchiesta, che, come potete immaginare, si protrasse fino a diventare un cold case, lasciato ad accumulare polvere in un archivio. Se il nome Corcoran vi suona familiare, è perché l'ho già pronunciato prima, parlando della distilleria di sidro. Mike Corcoran Senior, infatti, era uno dei dirigenti. Un uomo dal portafoglio a fisarmonica, il che spiega come mai potesse permettersi un televisore.
E se questa frase vi sembra assurda, beh, ricordate che vi sto parlando di un fatto avvenuto nello stesso anno in cui scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. All'epoca una TV era un lusso che potevano permettersi in pochi. Il che spiega perché, inizialmente, le sparizioni furono sporadiche. Ho i miei appunti proprio qui davanti a me. Ho persino utilizzato un programma per stilare alcuni grafici. E i dati non mentono. Da quel 23 febbraio del 1939 le cose si sono progressivamente evolute in peggio. Il numero di sparizioni è inversamente proporzionale all'abbassarsi dei prezzi dei televisori, oppure parallelo alla loro diffusione nelle case di Clendenin. Non si tratta di un'ascesa stabile e precisa, è una linea zigzag, con i suoi picchi in positivo e quelli in negativo. Momenti di bonaccia, ai quali si susseguono letali periodi di frenetica attività. Confesso che, malgrado le mie indagini, non ho niente di certo in mano. Solo tante ipotesi, una più agghiacciante dell'altra, che spesso mi levano il sonno e mi fanno ringraziare Dio di non aver messo al mondo un bambino. Ci sono periodi di calma, anche quelli piuttosto lunghi, momenti nei quali sembra che finalmente l'incubo sia finito. Dal 1978 al 1982, per esempio, il numero di bambini scomparsi a Clendenin è pari a zero. Ma poi la nostra comunità ha pagato lo scotto di questa tregua nel 1983, quando ne sparirono 11 nell'arco di 5 mesi. Nelle mie note è l'anno che vanta il nastro nero, finora il peggiore. Le dinamiche sono identiche, quindi non c'è possibilità che le cause siano da ricercarsi altrove. Quando entra in gioco questo orrore catodico, come lo chiamiamo io e quelli di Clendenin, che sanno questa cosa, lo schema è sempre uguale. Ragazzini di ambo i sessi, tra i 2 e gli 11 anni, che improvvisamente non si trovano più, dissolti nel nulla mentre guardavano Dragon Ball in cameretta, oppure mentre sbocconcellavano panini al burro di arachidi, con gli occhi incollati allo schermo del salotto durante un episodio dei Simpson. Che dietro a questo fenomeno ci sia una sorta di intelligenza ludopera assodato. Nella maggioranza dei casi colpisce di pomeriggio, un orario perfetto, perché i bambini si piazzano davanti alla TV dopo una lunga giornata di scuola e generalmente i genitori sono ancora al lavoro, oppure impegnati nel preparare la cena. Nessuno bada ai propri figli, quando questi sono seduti tranquillamente di fronte alla televisione. Dico giusto. Nessuno pensa che possa accadere loro qualcosa di male. E l'orrore catodico lo sa bene questo. Sapete, è quasi buffo. Buffo in modo grottesco, si intende. Quando ero un bambino, per un certo periodo fui assolutamente certo che le persone nel televisore potessero vedermi e che si stessero rivolgendo proprio a me. Forse ero un bambino piuttosto scemo. Fatto sta che a volte gli scemi hanno slanci di acume che superano anche le menti più geniali. Quasi una sorta di preveggenza. Mi sono chiesto spesso se l'orrore catodico agisca in modo simile, utilizzando gli occhi e la bocca dei personaggi dei film, dei cartoni animati o delle serie TV, per controllare e manipolare le sue piccole prede. Per molti sembrerebbe un sogno. Pensate di essere seduti in poltrona con una ciotola di popcorn generosamente innaffiati di burro e un tè freddo, con il mandaloriano che a un certo punto si volta verso lo schermo e si rivolge a voi, infrangendo la quarta parete al livello più estremo, facendovi capire che vi ascolta, può rispondervi. Dopo l'iniziale shock sareste le persone più felici del mondo. Ora figuratevi di essere un bambino e che accada questo mentre state guardando il vostro cartone animato preferito. Pensate allo stupore, alla gioia di parlare a tu per tu con Sailor Moon, Batman o le Tartarughe Ninja. La mente di un ragazzino non funziona come quella di un adulto. Accetterebbe subito ciò che farebbe dubitare della propria sanità mentale gente più grande. Ne sarebbe deliziato al settimo cielo. Proverebbe tutta la sciocca felicità che probabilmente si accende nel cervello di una trota quando vede un verme che si dimena attaccato all'amo, con esiti molto simili. Alla fine, quel che resta sono miseri frammenti di vite distrutte, senza neanche la magra consolazione di una tomba sulla quale piangere o portare i fiori. I parenti e gli amici di coloro che scompaiono vengono precipitati in un limbo di dubbi, speranze e incertezze. Vivono in un mistero. Corrono al telefono ogni volta che squilla, sperando che dall'altro capo della linea arrivi la voce di chi stanno cercando
o almeno quella di qualcuno che possa dir loro che fine ha fatto. Un'esistenza simile è orribile, non c'è niente di peggio, almeno di solito. Nei casi di Clendenin non so quanti vorrebbero conoscere la verità, e ve lo sta dicendo uno che purtroppo la conosce. Certo, ci è voluto del tempo prima che qualcuno mettesse in correlazione i televisori con le sparizioni. Dal canto mio, non ci sarei mai arrivato se non fossero accaduti i fatti dell'anno scorso. È stato da quel momento che ho cominciato la mia ricerca personale. Volevo cercare di mettere ordine nell'orrore e nella confusione che cresceva nella mia testa. Mentirei se dicessi che fu solo per lavoro. La verità è che volevo più che altro dimostrare a me stesso di non essere pazzo. Del resto non posso vantarmi di essere stato il primo ad aver tentato un approccio del genere. Già lo sceriffo in carica prima di me, John Carrigan, aveva cercato di raccapezzarsi in modo simile, anche se non in maniera sistematica. Il giorno in cui venni eletto, Carrigan, che conoscevo solo di vista, mi invitò a casa sua, con la scusa delle congratulazioni per la mia nuova carica e qualche birra. Una sorta di passaggio di potere all'americana. Quando rincasai, 2 o 3 ore più tardi, avevo il mal di testa e una strana sensazione assorbiva i miei pensieri. Credo che sia più o meno quello che provano i sonnambuli, solo che ero sveglio. Carrigan mi aveva parlato dell'orrore catodico, esponendomi fatti conclamati e teorie personali, prima di mettermi in mano una cartellina piena di documentazione riguardando i casi di sparizione di Clendenin. Ricordo ancora la sua espressione quando mi consegnò il fascicolo. Un misto di rammarico e liberazione, quasi volesse dirmi: tu amico, questa merda adesso è tua, goditela. Quel plico di foglie adesso riempie 3 grossi faldoni da ufficio. C'è di che farsi venire gli incubi. 84 anni di scomparse di minori senza spiegazione, 84 anni di interrogatori, madri e padri in lacrime, fratelli e sorelle traumatizzati, zii e nonni divorati dai sensi di colpa, babysitter costrette a cambiare città per non essere soffocate dal polverone sollevato dai media, quasi un secolo di inutili indizi, di gente arrestata e poi rilasciata, di false partenze e brusche frenate. L'FBI è venuta qui diverse volte. All'inizio quegli eleganti stronzi credevano che il problema fossero gli agenti di polizia ordinari, ritenendoli un branco di incompetenti mangiaciambelle senza nessuna laurea in psicologia, uno straccio di attestato preso a quantico. Molti anni e parecchi inutili profili comportamentali più tardi, anche la cresta di quei galli si abbassò notevolmente. Nemmeno loro, con quelle menti geniali e i completi da Men in Black, hanno potuto fare un metro in più da dove noi poveri sbirri illetterati siamo riusciti a spingerci. Contrariamente a quei colletti bianchi, le mie indagini personali portarono a qualcosa. Non molto, lo ammetto. Ma come diceva il mio vecchio, che era una fucina di proverbi, il poco si conta, il niente invece no. Ovviamente tutti i casi riguardanti l'orrore catodico ai quali ho dedicato la mia attenzione erano chiusi da anni, a parte quello che mi ha personalmente coinvolto nel 2022. Potevo solo limitarmi a sfogliare i dossier, fotocopiarli e prendere appunti. La maggior parte dei protagonisti di quelle brutte storie si erano trasferiti. Erano finite in casa di riposo o al cimitero. Questo non mi scoraggiò. Mi mossi come un gatto in mezzo a un gruppo di Doberman addormentati, poiché non volevo che la mia inchiesta privata riaprisse vecchie ferite, ma riuscii a contattare e intervistare quelli ancora viventi, sebbene molti preferirono sbattermi il telefono o la porta in faccia. Credo che il contributo più significativo me l'abbia dato Rosemary Kinderman, che durante l'estate del 2019 lavorava come babysitter dei signori Rollins di Blazer Street. Rosemary aveva 18 anni. Quella sarebbe stata l'ultima estate nella città natale prima di andare al college. Parlai con lei via Skype e man mano che raccontava come andarono le cose, percepì terrore e cordoglio crescere nel suo tono di voce. Faceva la babysitter di Ronnie Rollins da 3 anni e lei era molto affezionata. Lo descrisse come un marmocchio di 7 anni, vispo, chiacchierone,
e con una straordinaria fantasia, molto affascinato dai cartoni animati. Mi spiegò che quel maledetto giorno di agosto in cui Ronnie si aggiunse alla lunga lista di ragazzini scomparsi di Clendenin, lei e il piccolo erano rimasti quasi tutto il tempo in piscina, rientrando solo quando, cito testualmente, Ronnie sembrava una prugna secca. I signori Rollins sarebbero rincasati entro un quarto d'ora e Rosemary, dopo aver vestito il bambino, lo piazzò davanti alla TV, prima di recarsi in bagno per farsi una doccia veloce e cambiarsi. Ora arriva la parte che mi colpì e che Rosemary all'epoca non rivelò alla polizia, dato che non gli sembrava avere alcuna attinenza con il caso. Se ne parlò con me fu solo perché la tartassai, pregandola di riferirmi ogni minimo dettaglio di quella giornata. Mentre si dirigeva in bagno ricevette una chiamata da Andy, il suo ragazzo, e chiacchierò con lui per pochi minuti fuori dal cubicolo della doccia. Fu allora che le parole di Andy vennero assorbite da un suono strano. Non era la tipica interferenza telefonica. Rosemary lo descrisse come una sorta di segnale acustico acuto e sonante. Le parve anche di sentire una voce distorta, che le ricordò la parlata di un cartone animato. Sciocca, ma allo stesso tempo sgradevole. Non riuscì ad afferrare le parole esatte e il lugubre suono si interruppe pochi secondi dopo. Andy nel frattempo aveva continuato a parlare come se non avesse sentito niente. Quando Rosemary si mise sotto al getto d'acqua scoprì di avere la pelle d'oca sulle braccia. Poco dopo, tornando in salotto, trovò la TV accesa, sintonizzata su DuckTales, e nessuno che guardasse l'episodio. Ronnie Rollins era sparito e sono convinto che per un breve istante Rosemary abbia udito la voce dell'orrore catodico attraverso il cellulare. Quasi che l'oggetto fosse riuscito a captarla per una qualche affinità elettronica. Fino a quel momento, questa era la sola prova tangibile che desse conferma alla tesi di un'intelligenza dietro quelle sparizioni. Ma come dicevo all'inizio, il progresso tecnologico è in continua espansione. Sono aumentati gli schermi e sono anche aumentati gli occhi. Il che ci porta a quello che, per ora, è l'ultimo atto di questa tragedia. Ci porta al 2022. Dopo Ronnie Rollins, il rapitore restò inattivo per anni. Nel 2019 aveva portato via 4 ragazzi. Forse aveva mangiato bene e si sentiva sazio. Dio mio, è orribile parlarne in questi termini. Ma non posso levarmi dal cervello questa idea. Ma forse è del tutto normale che a uno venga subito in mente. Non ci ripetono fin da quando siamo dei soldi di cacio che i mostri mangiano i bambini. A essere onesto non so se l'orrore catodico sia un mostro. Non so neanche se si possa classificare come un essere vivente. Quello che invece so è che esiste un filmato dove lo si può vedere in azione. Sono riuscito a fare in modo che non finisse in rete, spammato in qualche stupida classifica tipo i 10 video più spaventosi catturati da una videocamera di sorveglianza o una stronzata del genere. 3 anni fa alcuni ladri riuscirono a entrare al civico 144 di Robert Lee Street. Fu questa la ragione che indusse la famiglia Gables a installare un citofono con videocamera, oltre che varie telecamere posizionate in certe zone della casa. Il 1 agosto dello scorso anno la videocamera del salotto stava riprendendo un bambino che, se fosse vissuto, avrebbe iniziato la prima elementare a settembre. Si chiamava Peter e il suo più grande eroe, nonché suo omonimo, era Peter Parker. In effetti stava proprio guardando un episodio di Spider-Man il giorno in cui l'orrore catodico lo scelse. Non chiedetemi di descrivervi cosa provai quando vidi quel filmato la prima volta. Fu come se mi si fosse aperta una botola sotto il culo, facendomi cadere in una cisterna d'acqua ghiacciata. Quando i nostri occhi vengono posti davanti a una realtà troppo intollerabile, è come se la mente andasse in cortocircuito per salvaguardarsi. Alle 17:30 la signora Gables comparve nel salotto consegnando a Peter una merendina e un succo di frutta, raccomandandogli senza troppa convinzione di non fare briciole sul tappeto. Con convinzione ancora minore, Peter dichiarò che non l'avrebbe fatto. Senza staccare un attimo lo sguardo dal televisore, Samsung da 43 pollici,
nel quale Spider-Man era impegnato in un'acrobatica battaglia a colpi di ragnatele fra gli alti palazzi di New York. Alle 17:33 la signora Gables sparì dall'inquadratura, diretta in lavanderia. Peter restò da solo, sdraiato sul tappeto, il mento sorretto dalle manine in cieca adorazione del proprio idolo. Alle 17:40 successe qualcosa. Se ne accorse anche Peter. Lo si capisce perché cambiò posizione mettendosi in ginocchio. La telecamera lo riprendeva quasi di spalle, quindi non è possibile vedere l'espressione del suo faccino. Ma credo di non andare molto lontano dalla verità nell'affermare che doveva essere di stupore puro. Nello schermo, il volto mascherato di Spider-Man era voltato verso di lui. Non era più avvinto nel combattimento. Gli stava parlando, anche se nessuno potrebbe affermare che la voce che si sente in quella registrazione sia umana. Somiglia molto a un segnale acustico, una stridente vibrazione, che quando la sentii la prima volta mi raggrinzì i testicoli dal disagio. All'epoca mi chiesi come mai Peter, sentendo quel suono, non abbia manifestato panico. Ora credo di averlo capito. Per Peter, quello stridore elettrico era una voce normale e comprensibile. La voce familiare del suo eroe, che gli rivolgeva la parola. Non lo era per me, perché la stavo ascoltando dalla registrazione di una videocamera di sorveglianza. Filtrava da un altro apparecchio spogliato della sua fatale malia. Ad ogni modo non serve certo un interprete di lingue demoniache per capire cosa l'orrore catodico stesse dicendo. Lo si può intuire dal comportamento del bambino. Peter si alzò, avvicinandosi allo schermo senza esitazione, senza dubbio, senza paura. Perché avrebbe dovuto essere spaventato dopo tutto? Era Spider-Man che gli stava parlando. E Peter sapeva che di Spider-Man si ci può fidare. Era suo amico, in un certo qual modo. Ma quello Spider-Man era molto più simile a un ragno di quanto Peter potesse immaginare. L'orologio segnò le 17:43. La scena sembrava ricalcare la locandina del film Poltergeist, con Peter attaccato allo schermo, i palmi delle piccole mani premuti contro il vetro che separava la realtà dai sogni, o dagli incubi in questo caso. Le immagini sul televisore si sciolsero. Non so in che altro modo descriverlo. Il cartone animato ribolliva e rimescolava in un turbine di colori, sempre più aspri, sempre più brillanti, finché del corpo di Peter non restò che una vaga sagoma oscura, stagliata in quella variopinta luce stroboscopica. Alle 17:45 era tutto finito. Lo schermo e il cartone animato ricominciava da dove si era interrotto pochi minuti prima, ma di Peter Gables non c'era alcuna traccia. Era andato, come tutti gli altri. Forse vi aspettate che concluda dicendo che ho gettato via la mia televisione terrorizzato da quello che potrebbe nascondere. Beh, no. A quanto pare gli adulti non hanno letto nel palato fine dell'orrore catodico. E sbarazzarmi della TV sarebbe come sottopormi a una chemio senza avere alcun tumore. Continuo a parlare di questa cosa come se avessi l'effettiva certezza che se ne cibi. Ma in realtà è solo un preconcetto. Chi lo sa? Magari invece è una sorta di Peter Pan del nuovo millennio. Uno spiritello che abita negli immaginifici regni creati dalla TV e che vuole solo condurre i bambini a un luogo dove potranno vivere eternamente felici, insieme a Topolino, Barbie, Bugs Bunny e Iron Man. Sarebbe bello poterlo credere, ne sarei quasi geloso. Peccato che non ci riesca. Niente che produca quel suono può avere buone intenzioni. Niente che attiri un bambino, come ho visto in quel filmato, può davvero essere amichevole. Sono morti. Ecco la verità. Tutti quanti. Dai gemelli Corcoran al piccolo Gables. O almeno mi auguro che lo siano. E che la loro sorte non sia ancora peggiore. Questa storia mi farà diventare pazzo. Non posso neppure organizzare una conferenza e rivelare pubblicamente quel che so, in modo che tutte le famiglie di Clendenin coi figli piccoli gettino via la loro TV. Anche se mostrassi il filmato, dubito che riuscirei a convincerli tutti. Quelli che come me hanno già intuito la verità hanno preso le adeguate contromisure.
sempre che ne esistano. Non stiamo parlando di licantropi ai quali contrapporre l'argento, o vampiri che fuggono alla vista del crocifisso. Forse il male un tempo era così, perché l'umanità era diversa. Ma adesso le cose sono cambiate. L'umanità si è evoluta, credendo di lasciarsi il male alle spalle. Ma il male invece era un passo avanti e l'aspettava al varco. Ha cambiato pelle, mutato forma, ma non ha perso le vecchie orrende abitudini. Non è mai sazio, e mai lo sarà. Inoltre, c'è un ulteriore motivo di sgomento. L'ho letto proprio stamani sul giornale. È arrivato al fondo dell'articolo, il sapore del caffè che stavo bevendo è diventato come fiele. Ieri pomeriggio, Clarice Biggs, una bambina di 8 anni, è sparita nel nulla. Sua madre era convinta che stesse ancora guardando la TV in cameretta quando andò a dirle che la cena era pronta. Spalancando la porta, scoprì che la figlia non c'era. Stesse identiche dinamiche. Eccetto per un particolare, che se ci ripenso mi dà la nausea. Questo fatto è avvenuto a Richmond. Ho equiparato il male alla moda all'inizio. C'è un'altra cosa che rende questo paragone molto azzeccato. Come la moda non solo ritorna, si diffonde.